No, la settimana abbiamo parlato di Rabbi Elimelech Melnichanska, che è considerato l'Admor Admorim, in questo senso, che è lo tzaddik dei tzaddikim, cioè nel senso che è quello che in qualche modo a cui poi sono derivati una serie, dai suoi allievi sono derivate una serie di famiglie chassidiche, di gruppi classici. In realtà ce n'è un altro che è parallelo a Elimelech Melnichanska, che sono i Chabad, Vishnu Zalma Miliadi. Per i Chabad parleremo dopo, parleremo alla fine, perché fanno un po' storia a sé, rispetto al resto del classicismo fanno un po' storia a sé. Tutti un po' fanno storia a sé, intendiamoci, nel senso che poi a un certo punto il hasidismo diventa una quantità enorme di gruppi diversi fra loro. Però è fatto una storia un po' dall'inizio, anche nelle concezioni iniziali. La grande divisione all'interno del movimento hasidico, le varie famiglie, le avremo in realtà dopo Elimelech Melnichanska, e dopo quello che si chiamerà José di Lublin, non so come lo chiama Buber, credo che lo chiama il veggente o qualcosa di questo genere, il veggente di Lublino, che poi originariamente non era di Lublino. Allora, poi vi spiego perché è veggente, perché viene chiamato José. Allora, a un certo punto i Hasidim si dividono. In realtà i Chabad sono già, cioè o meglio, Shlomo Zalman Eliadi già fa un po' storia a sé, già dall'inizio, rispetto per esempio a Elimelech Melnichanska, fa comunque storia a sé. Fa storia a sé anche geograficamente. Per intenderci, Elimelech Melnichanska è Galizia, quindi confine Polonia-Germania. Il movimento di Shlomo Zalman Eliadi, siamo in Bielorussia, quindi siamo da un'altra parte, decisamente da un'altra parte, anche da un punto di vista geografico. Comunque, dei Chabad parleremo dopo. Chi sono i continuatori di Elimelech Melnichanska? Allora, noi non parleremo di tutti, chiaramente, non riusciamo a stare dietro, anche a personaggi molto importanti. Prendiamo una linea ed è quella che parte dal cosiddetto José di Lublin, che è Rabbi Yaakov Yitzchak Lublin, non Lublin, insomma, lui si chiama originariamente Yaakov Yitzchak, boh, non so qual è il cognome in realtà. Jacob Yitzchak Alevi Horowitz, questo è il cognome. Jacob Yitzchak Alevi Horowitz, questo sarebbe il cosiddetto José di Lublin. Tutti i rebbe hasidici in realtà non sappiamo i loro cognomi, non sappiamo i loro cognomi, non nel senso che non li sappiamo, nel senso che nessuno viene chiamato con cognome, okay? E quindi non lo sappiamo per quel motivo. Allora, José di Lublin è allievo di Elimelech Melnichanska, allievo di Elimelech Melnichanska, però a un certo punto lo abbandona. A un certo punto abbandona Elimelech Melnichanska e forma un gruppo a parte, forma un suo gruppo a parte, all'inizio in una cittadina vicina e poi si sposta per pace familiare, per la pace interna col suo maestro, nel senso che Melnichanska non la prende affatto bene, nel fatto che è realizzato in Serrada, non la prende bene, addirittura gli dice non abbandonarmi nel momento della vecchiaia, mi stai abbandonando nel momento di vecchiaia. La cosa è notevole perché poi lui stesso sarà abbandonato. Lui stesso a un certo punto sarà abbandonato da un altro suo allievo che tra l'altro si chiama come lui, si chiama Jacob Yitzchak, è quello che fonderà il gruppo di Pschisson,
che poi da cui poi deriveranno alcune cose molto importanti. Va bene. Allora, che cosa abbiamo in realtà col José Lubin? Abbiamo l'affermazione di un modo, di una concezione del hasidismo che sarà messa in discussione. E la cosa notevole è che sarà messa in discussione dagli stessi allievi del José. Quindi, a parte chiaramente, viene messa in discussione dagli oppositori del hasidismo, ma non viene messa in discussione dagli oppositori. Questa è la cosa notevole. A un certo punto il hasidismo ripensa in qualche modo se stesso, i hasidim ripensano in qualche modo se stessi e cominciano a mettere in discussione alcune cose che c'erano all'inizio o alcune cose a cui si è arrivati. È difficile dire se c'erano già all'inizio o non c'erano già all'inizio, come sapete gli inizi sono un po' nebulosi, quindi non sappiamo se in realtà non è altro che una ripetizione di quello che c'era già all'inizio, che c'era già col Baal Shem Tov per esempio, oppure si tratta di un'evoluzione. Però questa evoluzione, questa addirittura il modo di pensare del Baal Shem Tov su alcune cose viene messo in discussione. Che cosa in particolare, che cos'è il José Milubin? Cominciamo col dire perché si chiama José Milubin. Si chiama José Milubin perché è veramente un leggenda, in questo senso, nel senso che il nome definisce una delle sue caratteristiche. La caratteristica per cui era famoso questo tzaddik, la caratteristica era la capacità di guardare, di capire le persone, di in qualche modo fare una specie di foto dell'anima delle persone, di andare alla radice delle anime, come si diceva facesse la Risa Cluria, e di capire cose che magari le persone stesse non avevano capito di se stesse. Allora, questa caratteristica, che è una caratteristica che troviamo in alcuni rabbani, che si racconta di alcuni rabbani, è una caratteristica tipicamente mistica, tipicamente cabalistica. Il cabalista classico è quello che senza che fargli domande ti sa dire alcuna cosa di te senza che tu faccia domanda. Il José ha questa qualità, ha questa capacità. C'è un racconto abbastanza terribile in realtà sul suo matrimonio. Gli combinano un matrimonio, molto giovane, gli combinano un matrimonio. E lui chiede di vedere la moglie prima di sposarsi. Non era più naturale, in genere i matrimoni si combinavano anche senza vedere, anche se è vietato alacricamente. È vietato sposare una donna senza vederla. Lo sapete da dove si impara da Lea. Jacob non vede Lea e succedono guai, lui invece dice che vuole rispettare la e vuole vedere la moglie prima. Vede questa ragazza, la guarda, e scappa via e dice che non può sposarsi. Matrimonio già pronto, già praticamente quasi alla chuppa, e dice che non può sposarsi. A un certo punto sono tutti disperati e lo convincono che non può svergognare una persona in questo modo, rifiutandosi di sposarsi alla chuppa, in quel momento. Lui accetta di sposarsi, però dice tanto, comunque ha un patto, divorzio subito, divorzio immediatamente. La sposo per non svergognarla, ma divorzio immediatamente. Scusa, per il divorzio, poi lo dico immediatamente, io divorzio. E pare che sia andata proprio così. Quando gli chiedono, ma perché improvvisamente hai visto questa qui, cos'è che ti ha indotto a dire non la sposo? E lui avrebbe detto, ho visto che non era nefesh yudia, non era un'anima ebraica. Non era? Un'anima ebraica. Pare, chiaramente qui come al solito dobbiamo sempre prendere con un po' di difficoltà in dettaglio la storia, perché le storie sono quello che sono. Pare che questa donna poi si sia convertita, abbia abbandonato il guerriero e si sia convertita. Questa è la prima storia sul José.
Allora, José è in qualche modo continua la tradizione di Lijansk. Qual è la tradizione di Lijansk? La tradizione di Lijansk, allora, Lijansk è, rimane di Lijansk è quello che in qualche modo crea il modello dello tzaddik. Cos'è il modello dello tzaddik? Personaggio straordinario, capacità, attenzione, in qualche modo soprannaturali. Attenzione, questa caratteristica c'è, io non l'ho, nelle altre lezioni non è che abbia insistito neanche, però questa caratteristica c'è in tutti i grandi del hasidismo, questa capacità soprannaturale, meno in qualcuno, e in quel qualcuno è perché non lo vuole. Adesso vediamo, ci arriveremo a quel qualcuno, nella Hamanda Bekotska. Comunque, capacità soprannaturale, miracoli, questa è l'altra caratteristica che è legata alle capacità soprannaturali, sono persone che fanno prodigi, sono Baale Moftim, sono persone che fanno Moftim, fanno cose straordinarie, cose miracolose. Ora, questa caratteristica c'è nel Baal Shem Tov, c'è meno, almeno come racconti, nel Magid di Mezrich, c'è nel Magid di Lijansk, ma in qualche modo esplode con il José. Col José, in qualche modo, siamo davanti all'esplosione della visione, della capacità di vedere, adesso è proprio veggente, e la capacità di fare miracoli, di fare prodigi straordinari. Allora, questa faccenda dei miracoli in realtà sarà criticata in maniera molto pesante dai Mitnagdim. Il repositorio del hasidismo questa cosa la considerano malissimo. Vedono in questa cosa qualcosa addirittura di poco ebraico, questo è quello che è. Questa è la critica sostanziale. Sia ben chiaro, i rabbini miracolosi ce ne sono in tutta la tradizione ebraica, non è che sia la novità assoluta del hasidismo. Altre persone, le abbiamo già nel Talmud, persone che fanno miracoli, persone che hanno questa capacità. Quello che cambia secondo Mitnagdim, ma non solo secondo Mitnagdim, questo è un elemento interessante, quello che cambia è l'atteggiamento. Che significa cambia l'atteggiamento? Il miracolo diventa la caratteristica importante dello tzaddik. Attenzione, su questo dobbiamo andare un po' piano, nel senso, nessun gruppo hasidico ha mai detto che il miracolo sia l'elemento fondamentale, nessuno l'ha mai detto, nessuno l'ha mai affermato, anzi è stato affermato sempre il contrario. Nessun gruppo hasidico ha mai detto che non ci siano persone che possono fare miracoli, ma neanche non hasidico, ok? Neanche non hasidico, c'è un famoso racconto talmudico in cui si ammala il figlio di Rabban Gamliel, e Rabban Gamliel manda delle persone da Rabbi Hanina ben Dosa, perché Rabbi Hanina ben Dosa preghi per lui. Prega Rabbi Hanina ben Dosa, sale su in soffitta, si mette a pregare, dopodiché scende e dice andate, il ragazzo è guarito, e il ragazzo sta bene. Gli chiedono se è un Navi, se è un profeta, e Hanina ben Dosa risponde: lo Navi ve lo ben Naviano. Io non sono né un profeta né un figlio di profeti, però io so una cosa, che quando la tefillà mi scorre nella bocca, vuol dire che la mia tefillà è stata accettata. Comunque, il ragazzo è guarito davvero. Questo è il problemino. Vabbè, il ragazzo è guarito davvero. E abbiamo, c'è uno dei Tannaim più famosi, più importanti, di Rabbi Meir, che viene chiamato Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir che fa i miracoli. Va bene? Che cosa? Ci siamo arrivati per ridere. Vanno tutti. Detto fra parentesi, Rabbi Meir Baal HaNes, per i tripolini è piuttosto importante, ok? Quindi non scherziamo su Rabbi Meir.
ok? Non scherziamoci sopra, tutto il problema adesso è Fraggio, insomma, a cui si dedica parecchio, ci si basa parecchio soprattutto. Quindi, insomma, di persone miracolose ce ne sono tante. Attenzione, perché da giorno non ha mai negato una cosa fondamentale, non ha mai negato che le persone possono capire. Questa è una cosa da mettersi in testa, non nessuno ha mai negato la possibilità che le persone facciano miracoli. Il grosso problema è che atteggiamento avere verso i miracoli, è verso gli uomini miracolosi, verso gli uomini che fanno miracoli. Questo è il grosso problema. È un grosso problema molto vecchio. Non è un problema di adesso, è un problema molto, molto antico. È un problema che risale almeno a Moshe Rabbeinu, secondo Rabbana. Vi ricordate, non l'ho parlato forse? Non mi ricordo, sinceramente, comincio a perdere colpi. Comunque, se andate a vedervi il capitolo 7, di Hoti e Sodea, capitolo 8, vabbè, capitolo 8 di Hoti e Sodea Torah di Rabbeinu, ricordatevi una cosa, che ci mostriamo un discorso sui miracoli. Rabban dice, Dio, gli ebrei non hanno creduto a Mosè per i miracoli che aveva fatto. Non credono a Mosè per i miracoli che ha fatto, ma perché hanno assistito al Matan Torah, e hanno assistito al fatto che Mosè ha parlato con Dio e Dio gli ha dato la Torah a Mosè. Mosè di miracoli ne fa una quantità notevole. Bene, allora la domanda, se non abbiamo creduto per i miracoli, perché li fanno? In realtà Rambam ha due risposte a questa situazione di miracoli. Da una parte si tratta di miracoli necessari. I miracoli sono necessari perché, per esempio, c'è bisogno di mangiare, bisogna far scendere la manna, c'è bisogno di acqua, bisogna trovare l'acqua miracolosamente nel pozzo, eccetera, eccetera, eccetera. Però in realtà non è sempre così, non tutti i miracoli che fa Mosè sono miracoli necessari. Mosè fa anche dei miracoli dimostrativi, ad esempio il bastone trasformato in serpente. Il bastone trasformato in serpente è un miracolo dimostrativo, non solo un miracolo dimostrativo, ma è un miracolo che gli viene dato proprio per dimostrare. Quando Mosè viene incaricato da Dio di andare in Egitto per liberare il popolo ebraico, eccetera, 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 Mosè dice, venendo gli amminuli, loro non mi crederanno. E Dio gli dice, beh, io ti do tre prodigi, tre segni, e in questo modo ti crederanno. E gli dà il bastone che si trasforma in serpente, la mano che messa dentro il vestito diventa lebbrosa e poi rimessa di nuovo ridiventa sana, e poi l'acqua che si trasforma in sangue. Questi sono i tre miracoli che dà. E Mosè va e fa i miracoli. Eppure, secondo Rambam, qui è l'interpretazione di Rambam della conversazione fra Mosè e Dio, Mosè comunque continua a dire loro non mi chiederanno. Continua a dire non mi chiederanno, perché? E qui Rambam spiega in questo modo. Dice, perché una fede basata sui miracoli è una fede che ha un dofi, ha un difetto, ha un dubbio. Se io la fede la baso sui miracoli, la fede ha un dubbio. E quindi la fede non la posso basare sui miracoli. Perché? Perché chi crede sulla base dei miracoli ha una fede traballante, ha una fede che poggia su gambe d'argilla, eccetera, eccetera. La fede deve essere basata su qualcosa di più profondo. E infatti Rambam dice che la fede di Mosè è basata sul Matan Torah. A cosa servono i miracoli dimostrativi, secondo Rambam? E secondo Mosè in quel caso lì, a creare un'impressione momentanea. Ho bisogno che gli ebrei mi credano, gli ebrei sono schiavi in Egitto, gli ebrei sono in una situazione in cui ormai non credono più a niente, benissimo, ho bisogno che gli ebrei mi credano, creo una situazione momentanea e a questo punto mi crederanno per un po' di tempo, e poi però il vero momento in cui gli ebrei avranno fede in Mosè sarà nel momento del Matan Torah. Allora, il problema è quando i miracoli diventano parte integrante, quando i miracoli diventano, cioè, allora va bene, posso anche farti il miracolo dimostrativo perché serve per il momento, posso farti il miracolo dimostrativo per catturare la tua attenzione per il momento, però poi deve intervenire qualcos'altro,
dovete vedere qualcosa di più profondo. Ora, la critica all'interno del hasidismo, all'interno addirittura del, che in realtà è la critica che fa l'allievo più importante di, del José mi Lublin, che è Rabbi, che è quello che fonderà poi la Hasidut Pshischa, è questa: attenzione, state trasformando il miracolo in qualcosa di fondamentale. Attenzione, quello che è Tafel, che è poco importante, diventa importante, diventa fondamentale. E questo è inaccettabile. Okay? In realtà la critica è anche una critica più profonda. Il miracolo è una scorciatoia. È una scorciatoia rispetto a una vodata Hashem, a un servizio divino più profondo. E non è giusto fare, non è giusto dare scorciatoie. Okay. Ti dimostro che se osservi la mitzvot ti capitano delle cose straordinarie, questo è ciò che ti induce a osservare la mitzvot. No, non ti devi dire questo, ti devi dire qualcos'altro a osservare la mitzvot. Quindi il problema è quello del Kitzuder. Questo problema in realtà si lega a un altro problema: il rapporto dello tzaddik con i hasidim. Ora, ci sono due problemi nel rapporto dello tzaddik e hasidim. Tanto per cominciare, se lo tzaddik si deve occupare di tutto ciò di cui hanno bisogno i hasidim. Insomma, lo tzaddik deve essere un tizio che va in giro continuamente a occuparsi dei problemi di Parnassà, di Shalom Bayit, di problemi familiari, problemi piccoli. Insomma, sapete che è quello, una specie di confessore a cui vengono tutti e gli presentano tutti i più piccoli problemi. Attenzione, vi ricordate, questa è la concezione dell'Imer Dirijansk. L'Imer Dirijansk dice: io non sono il grande personaggio, sono quello che fa le pulizie nel palazzo del re. Ok? Io faccio questo, faccio le pulizie nel palazzo del re. Quindi mi occupo di tutto quello che può creare problemi. Il José mi Lublin è allievo di Elimelech Dirijansk, in questo è sostanzialmente uguale. Il sacerdote Dix si occupa di tutto. Non solo questo, a che persone si rivolge lo tzaddik? Non si rivolge alle persone importanti, attenzione, attenzione. Persone importanti non vuol dire, tanto per cominciare, non si rivolge a ricchi, questa è una caratteristica hasidica classica, c'è un racconto famoso sulle mie diligence che va a, che quando ricordate che passa un periodo in cui va in giro con suo fratello, con Bezussia, va in giro praticamente a fare il mendicante sostanzialmente, non fa nulla, non ha mai da mangiare, eccetera, eccetera. Dopodiché diventa il rebbe, diventa lo tzaddik. Un giorno vanno in una cittadina e il grande ricco di quella città vuole ospitarli assolutamente nel suo palazzo. E loro dicono, no, non veniamo da te. Perché non veniamo da te? In realtà noi siamo già venuti da te. Noi siamo già venuti quando sembravamo due straccioni. Siamo venuti da te, eravamo a piedi, stavamo venendo da te. E tu non ci hai voluto ospitare. Ci ha ospitato quel tizio lì, quel poveraccio, ci ha ospitato e ci ha dato da mangiare. Che cosa è cambiato da quel momento adesso? Io sono sempre lo stesso, non è cambiato, io non sono cambiato. Quello che è cambiato è che prima sono venuto a piedi e adesso sono venuto a cavallo. Allora, visto che il problema sono i cavalli, ospita i cavalli. Okay. Se la differenza sono i cavalli, ospita i cavalli. Non ospitare me, io sono sempre quello e vado da quello che mi ha ospitato l'altra volta. No. Allora, questo è un elemento fondamentale, ve lo ripeto, l'ho detto all'inizio, l'elemento sociale è importantissimo nel mondo hasidico, assolutamente importantissimo, ricordiamocelo. È anche una rivoluzione sociale della hasidica. Ma c'è un altro elemento. L'altro elemento è che ci si rivolge non solo ai poveri, ma ci si rivolge ai semplici.
ok? Non uso volutamente un termine evangelico, però allora ci si rivolge alle persone semplici. Questo lo fa l'Imena di Jans, questo lo fa il Fosemi Lublin. Ci si rivolge sempre alle persone semplici. Ciò che importa non è la grande intelligenza, non è la grande capacità di studio, non è il sechel, ma è il cuore, è il sentimento, è l'entusiasmo, è il legame con lo tzaddik, è tutto questo, è tutto questo. Okay? Ciò che conta è questo. Io preferisco le persone semplici, lo dice più volte José Milublin, lo dice Limere di Jans, io preferisco le persone semplici. Con i loro difetti, con i loro problemi, preferisco le persone semplici. Preferisco una persona che abbia simcha, che abbia capacità di gioia, piuttosto che lo studioso, che non ha capacità di gioia, chiaramente. Se lo studioso ha anche capacità di gioia, va bene anche lo studioso. Però non è fondamentale che sia uno studioso. Vanno anche un po' al di là in questa cosa, forse, del José Milublin, che aveva una grande considerazione di un ebreo, che considerato da tutti, insomma, che era uno che faceva i vari Averot. Gli chiedono conto di questa cosa, com'è che avvicinarsi a una persona del genere, e lui dice: guarda, ha un sorriso straordinario, io non riesco a fare a meno della sua capacità di ridere. Ok, siamo nello stesso ordine di pensiero. Attenzione, perché ho messo questa cosa insieme alla faccenda miracoli? Perché in realtà queste due cose sono strettamente legate. Io mi rivolgo alle persone semplici, io mi rivolgo ai non studiosi, io mi rivolgo a questo tipo di persone e uno, queste persone sono quelle che hanno bisogno dei miracoli, sono quelle che hanno bisogno dei fatti straordinari, vengono presi dal fatto straordinario, vengono presi da cosa molto meno lo studioso, che è la cosa divertente della storia di Rabbi Hanina ben Dossà. I due che vengono mandati a chiedergli di pregare, quando torna e dice il bambino è guarito, prendono un appunto e si segnano l'ora in cui l'ha detto, non si fidano poi tanto. Vogliono sapere tanto se veramente corrisponde. Okay. Allora, lo studioso è quello anche sempre più scettico, lo studioso è quello che ti pone dei dubbi, eccetera, eccetera. Insomma, l'idea è questa, il dare importanza ai miracoli è coerente col rivolgersi alla persona semplice. Ma anche un'altra cosa, qual è l'altra critica? Ed è la stessa critica questa è la cosa curiosa che abbiamo da parte dei Navidim, è la stessa critica che abbiamo però all'interno stesso della Chassidut. In realtà questo legame dello tzaddik con la persona semplice, non studiosa, eccetera, eccetera, rischia di essere deresponsabilizzante. Okay. Voi avete lo tzaddik, avete la persona a cui dovete chiedere, chiedete tutto, potete chiedere tutto, qualunque cosa dovete chiedere, lo chiedete. Ma non vi si chiede di fare un passo avanti per conto vostro, non vi si chiede di provare ad approfondire per conto vostro, non vi si chiede di provare a spaccarvi la testa per conto vostro. Tanto ciò che conta è l'itlavut, ciò che conta è la passione, ciò che conta è l'entusiasmo, ciò che conta è tutto questo. Ciò che conta è tutto questo, ha delle conseguenze, che per molti ciò che conta è veramente tutto questo non studierò più. Questo è il problema. E quindi l'opposizione che nasce all'interno, attenzione, non all'interno del Hasidismo, all'interno del gruppo del José di Lublin è: signori, dobbiamo essere più seri e più profondi, dobbiamo guadagnare in profondità, dobbiamo guadagnare sostanzialmente in studio della Torah. Questo è il problema. Il problema è in realtà tutto intorno a questo. Dobbiamo riprendere a studiare, dobbiamo non solo riprendere, attenzione, tutte le persone di cui abbiamo parlato
sono degli studiosi, sono tutti studiosi, non stiamo a parlare di... Il problema sono quelli che li stanno intorno, il problema non sono loro. Noi dobbiamo indurre le persone a studiare, noi dobbiamo indurre le persone a approfondire, noi dobbiamo indurre le persone a spaccarsi la testa e a cercare la verità. Questo è un elemento classico di questo gruppo, poi che sarà poi portato alle estreme conseguenze da uno dei grandi assassini. E quindi succede questo, succede che dal José ci si stacca e chi si stacca è il suo allievo più importante, che di nuovo si chiama come lui, Yaakov Yitzhak, però Yaakov Yitzhak verrà chiamato, per non confonderlo col maestro, a Yehudi. Storia del hasidismo, questo è, viene chiamato Ayyudi, Ayyudim Pshishan. Per distinguerlo dal José, no, c'è una storia su Ayyudim che però non ricordo sinceramente, non lo so, non lo ricordo perché alla fine viene chiamato Ayyudim. Semplicemente per dire che era più semplice per distinguere dal maestro, però c'è anche una storia riguardante Yehudi, non mi ricordo perché. Ok, Yehudim Shisha, attenzione, questo personaggio è molto importante perché da qui nasce una corrente, varie correnti all'interno del hasidismo, ma varie correnti molto importanti, che hanno tutte la stessa radice. Tanto per essere chiari, dal Yehudim Pshischa viene fuori la Hasidut Kotzka, dal Yehudim Pshischa vengono fuori i Hasidei Bur. Ok? Siamo davanti a due gruppi fondamentali dal punto di vista di pensiero, tanto per cominciare. Sono i giganti del pensiero hasidico, veramente i giganti del pensiero hasidico. E poi, per quanto riguarda il Hasidei Bur, Kotzka è una storia tragica, ma per quanto riguarda il Hasidei Gur siamo davanti anche a uno dei più grandi gruppi classici in assoluto, anche dal punto di vista di numeri, okay? Non soltanto di importanza, di grandissimi talenti ramen, ma veramente una quantità incredibile di personaggi importanti che vengono fuori dalla Hasidei Gur, giganti del pensiero ebraico. Pensate che un Rebbe di Gur, Stotemezza, che è veramente un assoluto gigante, ma sono tutti giganti. In realtà sono tutti i Rebbe di Guru sono dei giganti. No, oggi non parleremo dei Guru, volevo parlare la prossima settimana dei Gerard, anche dei Guru. Okay. La famiglia Schulz è Guru. Okay. Che cosa? No, scusi, in che epoca siamo a questo punto? Siamo nell'800. 100. Ora, che cosa abbiamo qui? Sì. Sì. Una domanda, il problema del culto della personalità che sottende, sì, praticamente sottotraccia tutto il movimento passivico di qualsiasi parrocchia esso sia, non era comunque percepito? Sì, è percepito. Allora, adesso vediamo, in questo gruppo comincia a essere percepito. Stiamo perdendo una cosa. Tutti derivano da chi l'ha creato tutto questo elemento qui. L'elemento del culto della personalità, o chiamiamolo una domotica, la figura dello tzaddik, in realtà la sua legge è l'Imera di Lijansk. E l'Imera di Lijansk è all'origine di tutto questo gruppo di persone, di tutto questo gruppo di Khachamim. Il distacco da tutto questo è lento, in realtà esiste, arriverà all'estremo, ma veramente all'estremo, con il Rebbe di Kotzk. Lì arriva veramente all'estremo. Rebbe di Kotzk è uno molto divertente in quello che dice, perché è un estremista terribile, ed è molto divertente, però la sua storia è una storia tragica, non è una storia affatto divertente. Una storia veramente tragica, una tragedia. Poi lo racconto. Comunque, sì, viene messo in discussione, però non immediatamente. Immediatamente viene messa in discussione la figura dello tzaddik, è fondamentale nel hasidismo. Non possiamo, non esiste il hasidismo senza figura dello tzaddik. Su questo non c'è discussione. Quanto questo personaggio debba essere il personaggio miracoloso o non, il Rav,
che fa da punto di riferimento spirituale, cioè, questo, su questo c'è discussione. Per Elimelech di Lizansk, il Rebbe è quello, lo tzaddik è quello a cui ti rivolgi per ogni cosa. Per esempio, per la Chassidut Chabad non è così. Già all'inizio non è così. Non per ogni cosa. Non per ogni cosa. C'è una distanza. C'è una distanza comunque. La distanza viene mantenuta, non è la persona a cui ti rivolgi per ogni cosa. Dopodiché la Kabbalah ha avuto un'evoluzione diversa in questo secolo. Poi ne parleremo, però già era così. Qui siamo nel gruppo in realtà in cui la figura tzaddik ha raggiunto il... è arrivato al non plus ultra, ok? È arrivato al José, che è questo personaggio che vive in mezzo ai miracoli, va bene? È il personaggio miracoloso per eccellenza. Piano piano ci si stacca. Prisca comincia a staccarsi in maniera... Attenzione, sono tutti distacchi dolorosi e polemici, non crediate che siano cose che vanno così. Non vanno in maniera... non è un problema se bene, ok? Ogni distacco crea una polemica, crea degli attriti, eccetera, eccetera. Adesso non entriamo in tutti i vari attriti, però crea tutto questo. Il distacco si fa facendo però sempre più profondo, perché dopo Cesare continua a... allora, abbiamo il distacco dal José, dopodiché abbiamo la morte del primo Rebbe di Cisra, che è appunto Rabbi Yaakov Yitzchak. Lì succede il suo allievo più importante, un personaggio molto noto, che è Simcha Bunim. Simcha Bunim porta un distacco ancora più profondo. Porta un distacco ancora più profondo perché per varie cose. Tanto per cominciare, è uno tzaddik, è un rebbe che lavora. Non solo lavora, e non solo lavora. Fa un lavoro molto, molto poco chassidico, molto poco ebraico in realtà. Fa il farmacista. Ha una farmacia. Prima lavora da un ricco dell'epoca e poi si fa una farmacia. Non solo, non si veste allo stesso modo, si veste come gli ebrei tedeschi, che non venivano considerati, se mi chiaro, non immaginate che si veste come me, non si veste come me, si veste però come gli ebrei religiosi tedeschi, ma non come i Hasidim, insomma, non si veste come un Hasid polacco, si veste come un ebreo tedesco. Cambia il rapporto. Quello che cambia enormemente è l'importanza enorme che comincia a essere data allo studiato. L'importanza enorme. Lì andiamo a importanza enorme. Simcha Bunim muore e a questo punto c'è il problema del successione. Per la prima volta abbiamo un problema di successione vera e propria. Le cose sono andate abbastanza lisce nel gruppo Hasidici. Attenzione, noi siamo abituati ai gruppi Hasidici dove succede di padre in figlio. Qui non succede, all'inizio non c'è questa successione di padre in figlio. C'è il problema di chi debba succedere a Simcha Bunim. Il candidato, ce ne sono vari. Cioè, Simcha Bunim mette su un gruppo straordinario di Chachamim, di altissimo livello. Però in realtà ce ne sono due di candidati. Un candidato è quello che sarà poi, fonderà poi il gruppo di Guru. Il secondo candidato è un personaggio stranissimo e assolutamente straordinario, che è Menachem Mendel, come si chiama, dico qual è anche il cognome questa volta, no? Non ci riesco a trovare. Nessuno sa di nessuno di loro in realtà. Non mi ricordo. Non lo so, quando lo trovo ve lo dico.
Menachem Mendel che diventerà Menachem Mendel Mikotsk. Non è subito Mikotsk. Allora, Menachem Mendel non nasce in una famiglia chassidica. Nasce in una famiglia di mitnagdim. Nasce in una famiglia anti-chassidica. Suo padre era un grande Talmid Chacham, ma assolutamente non chassid, addirittura anti-chassid. Lui, da bambino, comincia a essere attratto al chassidismo. Il padre non gliela fa passare neanche per l'idea, perché usi anche mezzi piuttosto violenti per impedirglielo. Non è il tipo proprio che si fa influenzare, e diventa chassid, e va prima da José di Lublin, poi segue Jacobitza che ha nella sua scissione da José, e poi seguirà poi Simcha Bunim, diventerà l'allievo per eccellenza, allievo, amico, compagno, non sono molto distanti da di età di Simcha Bunim. Allora, i due personaggi che dovevano in qualche modo influenzare, insomma, essere il successore, doveva essere questo che sarebbe diventato il Rebbe di Gulu e poi Menachem Mendel. Sembra favorito il primo, anche perché diciamo che Menachem Mendel, per tutta la sua vita, è stato il contrario di una persona socievole, diciamo così, quindi aveva pochi pessimi con tutti. Questo è il problema grosso, è uno dei tanti stranezze. Era un personaggio che se ti poteva dire qualcosa di sgradevole, te lo diceva, se poteva dirti qualcosa, se poteva scegliere un modo gradevole di dirti una cosa, un modo sgradevole di dirti una cosa, te lo diceva in maniera sgradevole. Questo. Ok, c'è uno che racconta la storia di Kotz che dice: se a Kotz chiedi l'ora ti trattano male. se uno gli chiedi l'ora ti tratta male. Ok, adesso vediamo. Attenzione, tutto questo ripeto, è divertente. Ci sono non mai di cose divertenti su una cammina di Kotz. Di storie divertenti ce ne sono una quantità. Però veramente il divertente non deve chiudere il fatto che questo personaggio è un personaggio straordinario. Non è soltanto un personaggio divertente. È un personaggio assolutamente straordinario. Insomma, praticamente, il candidato per eccellenza è quello che sarebbe diventato il Rebbe di Gur, il secondo candidato è Menachem Mendel. La storia che racconta è la seguente, che un giorno i due si chiudono in una stanza, si mettono a parlare, passano ore e ore a parlare, a un certo punto Israel Meir, che sarebbe diventato il Rebbe di Gur, esce, e dice il Rebbe lui. Punto, non discuto, io sono sotto di lui e non discuto. Il Rebbe lui. Non va bene, non va affatto bene che sta facendo. Perché non va bene? Perché Menachem Mendel Mikotsk è un estremista terribile. Un estremista, cioè un libro di Escher su Menachem Mendel Mikotsk che tra l'altro ha un bellissimo titolo, anche se poi il libro poi secondo me è un po' forzato su alcune cose, però il titolo è bellissimo. Il titolo del libro di Escher è Passione di Verità, perché è esattamente Kotsk. Quello che Menachem Mendel Kotsk dice è: uno, basta con i miracoli, basta sostanzialmente con Rebbe. Gli venivano a chiedere qualcosa, gli mandava a quel paese, uno che gli veniva a chiedere di pregare per lui, gli chiese se per caso avesse perso la bocca, non potesse pregare per conto suo. Ok. Quello che il Hasid deve fare è occuparsi di una sola cosa, la ricerca della verità. Questo è quello che il Hasid deve fare. Quello che bisogna fare è cercare la verità. Attenzione. Il Rebbe di Kotsk vede in questo qualcosa di drammatico, nel senso che è una ricerca che procura una grandissima sofferenza. Non è affatto semplice cercare la verità, cercare la verità in realtà passa per grandi sofferenze. Si racconta che quando vedeva un suo Hasid dire lo Shema, lo scuoteva e gli diceva: che cosa hai detto? Realtà è amare. Amare chi? Chi è che ami tu? Ami te stesso. E
cosa stai parlando? Non è vero quello che stai dicendo, non è vero che ami Dio, ami te stesso, renditi conto che ami te stesso. Ok, Hamelikovsk è uno che ce l'ha a morte con tutti i compromessi di questo mondo. Dice una cosa divertente che a Sandro non è piaciuta tanto, però è troppo carina. La cosa carina è questa. Sapete che si dice che la via ideale è la via di mezzo, ok? Ma Hamelikovsk dice, ma chi ha detto che la via ideale è la via di mezzo? Detto, guardate cosa succede per strada. Per strada gli esseri umani vanno o a destra o a sinistra, vanno sui marciapiedi, a destra, sapete chi passa in mezzo? I cavalli. Se volete essere esseri umani andate a destra o a sinistra, prendete una decisione, decidete da che parte stare, decidete qual è la verità, continuamente, decidete qual è la verità. Attenzione, senza essere sicuro affatto di arrivare, cioè senza sapere qual è la verità. Senza essere, non avere assolutamente la certezza di andare alla vita. Perché? Perché questa vi mette in discussione il principio fondamentale del chassidismo. Qual è il principio fondamentale del chassidismo? Non c'è un posto che è libero da Dio, va bene? Questo è il principio. Attenzione, è un principio non solo fondamentale, ma unificante. In che senso unificante? Tutta la realtà, l'idea è che tutta la realtà può essere compresa partendo da questo principio, io tutto devo farlo risalire a Dio. Okay? Riesco a fare il gioco, la sfida e riuscire a far risalire tutto a Dio. Ma Hamelikovsk dice, sì, assolutamente vero, ma non è la realtà con cui abbiamo a che fare. Non è la realtà che io vedo. Io non vedo, io vedo una realtà piena di contraddizioni. Quella che io vedo è una realtà piena di contraddizioni. E con questa realtà devo fare i conti. Non posso auto-indiannarmi dicendo che non vedo la contraddizione la vedo. E quindi la contraddizione devo, in qualche modo, con quella contraddizione devo fare i conti. E devo sempre fare i conti con la contraddizione. La non verità, secondo me, Hamelikovsk, è ingannare se stessi. E dire di essere arrivati a risolvere la contraddizione quando non ci sei riuscito. Bene, tutto questo ha conseguenze pesanti. Ok, dico prima le conseguenze pesanti, ne dico alcune di Hermann dei Cos perché sono terribili. Da un'interpretazione del verbo lotignov, non rubare, del comandamento di non rubare, e dice questo, e dice non rubare te stesso. Nel senso di non rubare quello che tu sei. A Marianne Rosa è attribuita questa frase, è un po' difficile, e dice questo. Imani ani, biglal shatata, se io sono io, perché tu sei tu, allora io non sono io. Se l'essere io deriva dal fatto che dal confronto con te vuol dire che io non sono io, vuol dire che io non ho la mia identità autonoma. E tu sei tu perché io sono io, perché ci sono io, anche in questo caso tu non sei tu. Io sono io soltanto se io sono io, soltanto se io riesco ad avere un'identità autonoma. Un'altra piccola cosa. A proposito della assoluta onestà, si racconta che quando si ammalò Rabbi Simcha Bunim, tutti i Hasidim stavano intorno a lui e pregavano e piangevano. Una cammina di cose si mette di lato e sembra non fare assolutamente niente. Simcha Bunim poi si rialza e guarisce. E dice ai suoi Hasidim, guardate che l'unica tefila che è stata accettata è la sua, perché è una tefila sincera. Che, chiaramente per sincero, attenzione, non si intende che sto dicendo del falso, sto dicendo si intende che non è completamente vero, perché una cambiante di cose vuol dire questo, non essere sincero.
Allora, tutto questo ha conseguenze però pesanti, perché la Carmela delle Cosche è uno che chiede uno sforzo pazzesco ai suoi residenti. Tanto per cominciare, teniamo presente una cosa. Quello che fa l'Imela di Jansk di occuparsi della Parnassà, dei problemi di lavoro, dei problemi familiari, non è soltanto un modo di concepire lo Sadiq, ma anche una necessità pratica. Cioè, i Sadiq sono un gruppo, sono gruppi di persone. Ora, hanno bisogno di un leader che si occupi di loro, che si occupi delle loro necessità, hanno bisogno di questo. In genere sono persone non ricche, sono persone in genere che vivono sbattendosi un po'. Hanno bisogno di una persona che si occupi di queste piccole cose. Ma tra le cose si rifiuta nella maniera più assoluta di occuparsene, si rifiuta addirittura di sentir parlare di soldi. Si racconta che una famosa donatrice arriva portandosi un sacco di monete da donare al gruppo di Kotsk, lui esce fuori, guarda le monete e dice soldi. E disprezza questa cosa dicendo qui non bisogna parlare, qui non bisogna preoccuparsi di soldi, qui bisogna occuparsi della verità. Ok, le cose non vanno bene, le cose non vanno bene perché proprio per cominciare viene abbandonato da molti dei suoi residenti e non ne insegue nessuno. Chi vuole andare se ne va, questa è la cosa. Anche il rimedio di Jans che viene abbandonato dal José, ma per lui è un dramma l'essere abbandonato. Per una Carmela delle Cosche è normale che ognuno faccia quello che vuole, ognuno può andare dove vuole. È un po' difficile definirlo, eppure c'è un legame molto profondo, nonostante questo che cioè Hasidim c'è un legame molto profondo, nonostante questo c'è un legame molto profondo. Dopodiché lui subisce una crisi personale terribile. Quello che succede è che un giorno, credo che sia, non ricordo più quando succede, non certo, sì, uno Shabbat, lo Shabbat è la Shabbat della Parasha di Toledo, che nei Ferrasi del Kotsk è considerata Shabbat Ashkora, lo Shabbat nero. Shabbat è la Parasha di Toledo. Lui sta con i suoi Hasidim a tavola, improvvisamente sviene, fa una scena, non sappiamo bene qual è questa scena, non è raccontata bene, fa qualche scena particolare, sviene, da quel momento Menachem Mendelkotsk si chiude in una stanza e non esce per 20 anni, se muore. Questo è quello che farà, per questo dico siamo davanti a una tragedia personale in realtà. È una persona che sacrifica tutta la sua vita alla ricerca della verità, con crisi enormi, portandosi dietro la cosa notevole che lui riesce a portarsi dietro comunque portarsi dietro una parte del suo gruppo. Dopodiché Hasidut Kotsk finisce in realtà, Hasidut Kotsk finisce, però dalla Hasidut Kotsk deriveranno frutti importantissimi, avremo il Guru, avremo il Sokhachov, avremo una quantità di Hasidiot importanti che derivano dalla Hasidut Kotsk. Certamente diventeranno più moderati, non saranno più questa cosa pazzesca, però sarà fondamentale nella storia del Hasidismo e è quello che porta alle estreme conseguenze la discussione della Hasidut. La sua sarà una critica alla Hasidut molto più feroce della critica dei Mitnagdim alla Hasidut. Nonostante questo lui sarà per tutta la vita convintissimo di essere un Hasid. Attenzione, lui non abbandonerà mai la Hasidut, penserà per tutta la sua vita di essere un Hasid e rimarrà sempre un Hasid. Però questo è il personaggio. Quello notevole è questo, ciò che è notevole è questo, che alla fine il Hasidismo parte da una critica molto forte alla Rabbanut del momento,
e quella critica rimane, attenzione, anche in Kotzker, anche in tutti i casi di rimane, parte da una rivalutazione del sentimento, del Hitler-Wut, eccetera, eccetera, rispetto allo studio. La cosa notevole è che a un certo punto la Hasidut stessa ritorna allo studio. Ritorna allo studio della Torah, ritorna allo studio della Torah come ricerca della verità. Non se ne esce, in realtà questo credo che sia forse veramente una delle caratteristiche dell'ebraismo. Prima o poi lo studio della Torah si ritorna, cioè non si riesce, se si rimane dentro l'ebraismo, non si riesce a non considerare la Torah centrale, non ci si riesce, a un certo punto questo ritorna a essere centrale, e quello che ritorna a essere centrale è lo studio della Torah, questo è quello che succede con Hasidei Kotz, questo è quello che succede con i Gur, e questo lo succede con altri gruppi classici fondamentali. Tutto questo però non, in maniera non, insomma, non gratuita, nel senso che tutto questo costa divisioni, costa sofferenze, costa un processo che rischia di essere in molti casi un processo drammatico.